Eccoci a noi, andiamo avanti con i nostri interattivi, reintroduciamo Ruga, la mettiamo qui. E oggi vogliamo essere anarchici, visto che ogni tanto qualcuno si lamenta. Elemento nuovo, una molletta, ti può piacere? Così ne abbiamo per tutti i gusti, a parte le battute, mi piace scherzare. Però in effetti questa mollettina è molto carina, l'ho portata con me, l'ho recuperata dal balcone, adesso a portata di mano la molletta prima ancora di Freddy. Quindi due varianti, ruga e molletta, variante 1, variante 2. Andiamo a vedere cosa farà la persona a cui state pensando da qui a fine anno. Ovviamente se questo video verrà visto più in là nel tempo, possiamo dare come tempistica da qui a più o meno 20 giorni, 20 giorni, un mesetto. Cosa farà questa persona? Quindi non sappiamo la situazione, non sappiamo nulla. Andiamo solo a vedere cosa farà. E utilizziamo le carte di Leonardo da Vinci. Bene, iniziamo con Ruga e la mettiamo qui. Questa persona cosa farà? Questa persona ha un sacco di grani da dover risolvere prima di poter concretizzare qualcosa. Si è allontanato, si è allontanata, oppure è dentro casa, ma è moralmente e interiormente distante, anche con le proprie azioni e con i gesti, perché? Perché sta cercando di portare a termine una battaglia. Se non è esteriore, ovviamente è una battaglia interiore, un momento di crisi personale. Ed è una persona molto motivata, agguerrita ma motivata. Qui vogliamo dare un taglio netto, qui si vuole proprio ricominciare. E vi posso anche dire che se questa persona vi ha promesso qualcosa del genere, entro tot riuscirò a fare la cosa che ti ho promesso, sta veramente tentando in tutti i modi di accelerare addirittura i tempi. È vero che qui abbiamo dei personaggi che stanno attaccandosi con delle spade, ma è pur sempre una carta di bastoni ed è pur sempre un 7 a voler richiamare l'arcano maggiore, un carro, quindi il movimento. Qualcosa sta per mettersi in movimento e sta per passare da una conflittualità necessaria per dare questo taglio e avviare il cambiamento a una concretezza reale, cioè la concretezza per forza reale, più o meno, ma non stiamo troppo a essere pignoli, però sappiate sì che questa persona sta facendo di tutto per velocizzare i tempi. Voi sapete cos'è che vi siete ripromessi l'un l'altro, sta facendo la sua parte. Quindi da qui a fine anno tornerà da voi. A parte il fatto, e vi faccio vedere questa cosa com'è carina, ci siete voi, scusami Ruga, e l'uomo o la donna che state aspettando. Voi siete lì e vi state accarezzando il vostro bel ermellino. Credo sia un ermellino, ma siete già pronti con la mazza da baseball. Ah, te ne sei andato fuori di casa, se fai tardi te la do in testa. Allora, due situazioni. La prima, la più plausibile per quello che percepisco io, è che questa persona sta perdendo un po' la pazienza e poiché diciamo che la lotta intrapresa da personaggio numero uno, colui o colei a cui state pensando, è distante da voi, perché se è una lotta interiore, ovviamente voi non siete nella testa e nel cuore di questa persona, se è un qualcosa di esteriore, voi magari non abitate con lei in questo momento. E magari anche la situazione del Covid vi tiene maggiormente separati e distanti, quindi voi non potete effettivamente vedere quanta intensità stia diciamo, impiegando per ottenere il risultato che vuole raggiungere e state iniziando un po' a perdere la pazienza. State iniziando a perdere la pazienza perché già in passato la persona a cui pensate vi aveva promesso cose e poi non ha mantenuto queste promesse. Ed è veramente carina questa carta di voi dietro la finestra. Probabilmente quando lo vedrete, vi preparerete per colpirlo un paio di schiaffi, non glieli toglie nessuno. Però sappiate anche che quando questa persona starà per arrivare da voi, in realtà avrà concluso quello che doveva concludere. Quindi diciamo che in cuor suo si aspetta un abbraccio, un bacio e anche un complimento. Voi, d'altra parte, diciamo che state lì con lo sguardo sull'orologio, sul calendario e pensate: sì, va bene, core, però sì, non te sbrighi, io guardo al altrove, abbiamo fatto anche rima per rimanere un po' in tema, ma tornerà, guardate come tornerà. Ah, meraviglioso, tornerà con l'anello tra le mani a chiedervi di sposarlo. Però il problema qual è? È che in realtà è come se al suo ritorno voi potreste reagire in maniera piuttosto non scontata. Lui pensa che accetterete.
E lo accoglierete e sarete estremamente felici. Eppure le carte fanno pensare che gliela farete un pochino pagare. Ora vedremo anche con le carte che seguiranno come andrà questa storia e questa coppia. Però lui tornerà da qui alla fine dell'anno, tornerà da voi con delle promesse che sono ormai situazioni da mettere semplicemente in pratica. Quindi le promesse in realtà fanno parte del passato. Quello che lui sta vivendo in questo momento è l'unica modalità che ha per poterle realizzare, per poter dare a queste ultime una possibilità di esistenza. Tornerà da voi a cose fatte. Quindi semplicemente poi toccherà a voi fare la vostra parte, perché le promesse che vi siete scambiati sono promesse di impegno reciproco. Lui verrà da voi e sembra proprio quasi a donarvi qualcosa, però voi vi farete trovare con le mani già impegnate. Quindi dobbiamo cercare di capire che cosa vuol dire farsi trovare con le mani già impegnate. Avrete accettato la proposta di qualcun altro? Sarete tornate sui vostri passi? Me la sarete talmente presa e legata al dito che ora a questo dito non si può più mettere quel famoso anello? Mi deve passare la rabbia, la delusione. Cosa deve fare questo povero cavaliere? Oltre che, beh, ora, 9 settimane e mezzo, ben venga. Va bene perché poi la lotta gli ha fatto anche bene. Diciamo che un bel ragazzo torna indietro. Beh, viene da voi nudo di tutto, trattenendo solo l'unica cosa che vi può interessare, cioè la prova del taglio che ha dato. E che cosa potete chiedere di più da quest'uomo? Vi mostra la schiena e colpisci se vuoi. Sei lì con la tua mazza da baseball, ecco, io mi espongo a te. La prova che ti vengo a donare è semplicemente la certezza che io con quella persona non sto più, in quella situazione non sto più, quei fardelli che mi trattenevano, mi appesantivano, ecco, non li ho più sulle spalle, non ti sto mentendo, quello che ti sto promettendo è concreto, reale e veritiero. Non porto corona sulla testa, non ho l'armatura, non ho neanche più i vestiti, cioè sono qui, vero, dinanzi a te. Ecco, cosa puoi pensare? Dove posso nascondere ora l'ennesima bugia? Beh, ora non scendiamo in particolari perché poi potremmo essere censurati, perché le battute non vanno fatte sempre, anche quando se ne ha la possibilità. Scherzo. Eppure no, eppure voi me ne laverete le mani. Innanzitutto, carina la vostra reazione dinanzi a questo cavaliere tutto nudo con una spada. Voi da brave donzelle pudiche guarderete dall'altra parte, o meglio, voi in realtà continuerete a guardare nella stessa direzione con cui lo avete accolto, cioè nella quale e verso la quale eravate intente a guardare quando è giunto e tornato al vostro desco, al vostro tavolo, a casa da voi. E direte calmo, calmo, non correre così. Il problema è che voi avete prima cercato di pretendere tempistiche più veloci. Lui ha fatto di tutto e tornerà da voi rispettando queste tempistiche, se non addirittura accelerandole. A questo punto la domanda è: ma non è che niente, niente, nascondete qualcuno sotto il tavolo perché in effetti voi avete scelto lui, ma nel frattempo vi siete concessi un altro amichetto, un'altra conoscenza, che non c'è nulla di male, ci mancherebbe, ma magari qui con la mano eravate intente a dallisciare l'anima, e quando il diavolo ti accarezza non vuole solo l'anima, in questo caso, ecco, non è che nascondete qualcosa, abbiamo un bel 4 di coppe, cosa avete concretizzato nel frattempo? Vediamo un pochino. Fantastico, la scena è meravigliosa. Il vostro cavaliere che torna da voi. Voi che siete alla finestra per vedere quando quest'ultimo arriva. Oh cielo, mio marito! E l'altro, il terzo incomodo, che deve comunque prendere le distanze da tutta la situazione. L'unico modo che può, diciamo, escogitare è quello di saltare via. Scherzo, sembra quasi l'amante che fugge dalle finestre. In questo caso con questo bellissimo prototipo di Leonardo, quasi a voler volare via. Quindi qui probabilmente voi vi state effettivamente interrogando sul fatto tornerà o non tornerà, perché forse nel frattempo avete conosciuto qualcun altro che ha scelto la prima
prima variante non ha solo la curiosità di capire se questa persona tornerà indietro, ma nel frattempo ha curiosità di capire se si può concedere una storiella o se corre il rischio di essere scoperta o scoperto. È vero anche che per alcuni non è importante il fatto di essere scoperti o non, ma non vale la pena iniziare un qualcosa che devo interrompere tra una settimana, se effettivamente la persona che io sto aspettando tornerà. La persona tornerà e vi troverà però già, diciamo, con le mani in pasta e se ne andrà. Sappiate solo questo: se questa persona che torna da voi, dopo tutto quello che avete giustamente chiesto e preteso, vi troverà impegnate con qualcun altro o scoprirà qualcosa, se ne andrà, ma se ne andrà per sempre. Il taglio netto non lo dà con la situazione che sta abbandonando adesso, magari lo dà anche a quella effettivamente, ma darà il taglio netto a voi. Cioè proprio non lo potrete, non la potrete più avvicinare questa persona. Quindi vedete un pochino quanto effettivamente mi interessa avere costui o costei all'interno della vostra vita. Andiamo con la seconda variante, con la nostra molletta di legno. Rimescoliamo le carte per bene e vediamo cosa ci porta la seconda variante. Seconda variante. Mi viene da sorridere. Allora, chi ha scelto la seconda variante, se ha curiosità, senta anche la prima. Se avete veramente curiosità, sentite anche la prima variante, per l'appunto. Perché stiamo riprendendo proprio da quella. Allora, però facciamo finta e poi vediamo cosa viene fuori, che stiamo iniziando da zero. Quindi non teniamo conto di ciò che è avvenuto per la variante di ruga. Cosa farà? Comunque qui tagli, 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 ma dati o subiti abbiamo questi personaggi sul fondo, se osservate, a cui sono state recise le gambe in maniera piuttosto netta e brutale e non hanno più la forza neppure di stare in piedi. Sono persone probabilmente già belle che morte, non sono feriti. Qualcosa è accaduto nella vita della persona a cui state pensando che lo ha totalmente gettato a terra, ma lo ha veramente debilitato. Qui non c'è la possibilità al momento di fare assolutamente nulla. La carta in realtà è come se chiamasse voi ad intervenire, ad andare in soccorso. Ora cerchiamo di capire meglio, perché giustamente voi potreste dirmi: ma cosa devo fare se io sto aspettando effettivamente che sia lui lei a darmi un cenno? No, la carta dice che questa persona con la quale siete profondamente legate, legati, che non sentite oppure che non volete più sentire perché in un certo qual modo pensate che vi abbia tradito, che abbia disatteso le promesse, che abbia disatteso tutto ciò che voi avete chiesto. In fondo forse avete chiesto un'unica cosa e proprio quella non è stata realizzata. Ecco, questa persona ha bisogno di voi per risollevarsi, per tirarsi su. Ha proprio bisogno di aiuto di una persona fidata, perché comunque sia è vittima di questo qualcosa che è accaduto. Magari le carte che seguiranno ci faranno capire cosa è accaduto. Però è stato un evento netto, traumatico, più che rocambolesco e soprattutto inevitabile e che non ha lasciato scampo assolutamente. E tuttora questa persona è completamente bloccata, ma non può fare cose né per voi, ma neanche per se stesso o se stessa. Allora, il desiderio di tornare da voi c'è, la fedeltà, l'amore, la devozione. Questa è una persona che vi vuole un bene dell'anima, è una persona che tutto quello che ha subito l'ha subito proprio per non confessare. Potrebbe darsi che qui qualcuno abbia cercato di difendervi dinanzi il partner o dinanzi una qualsiasi altra situazione e abbia dovuto quindi anche negare il rapporto e nel dover negare il rapporto probabilmente ha dovuto veramente tenere distanza da voi sia a livello di tempi, non vi siete più sentiti e visti da molto tempo per molto tempo o tuttora non vi vedete, non vi sentite, sia a livello proprio di spazialità, magari prima vi incontravate, adesso neanche più questo. Solo che per lui, per lei, questo dover stare distanti da voi vuol dire rimanere a letto convalescenti. Ha dovuto forzare talmente tanto la propria natura che in questo momento non ha più forze. Non ha proprio forze, moralmente è distrutto. E la cosa peggiore è che a breve non c'è proprio possibilità
di movimento, di cambiamento, lui non può fare nulla e la cosa che ancora di più lo butta a terra e lo lascia a terra dove già è il timore che voi possiate fraintendere la sua distanza, gli accadimenti e dal vostro punto di vista iniziare a nutrire sentimenti negativi verso la sua persona. Lui immagina che vi stiate trattenendo, gli sembra strano che non stiate facendo nulla neppure per rimproverarlo, che non cerchiate in tutti i modi magari di creare quel profilo falso, di mandare il messaggio di nascosto. Probabilmente all'interno della vostra coppia la situazione che avete vissuto fino a poco fa aveva già, diciamo, costretto entrambi a dover trovare delle vie traverse per poter comunicare. Voi rispetto a lui siete sempre stata o stati, o state, o stato, a seconda di quanti siete, scherzo, o più bravi, più abili, sia con le tecnologie, quindi magari il sapere inviare un messaggio anonimo, la prima cosa che mi viene in mente, oppure trovare il modo di far giungere un bigliettino attraverso un'altra persona. Comunque avete sempre avuto la capacità di annullare le distanze, ecco, e di mantenere il collegamento in un modo o in un altro. Lui non vi vede arrivare, lui non riesce a avere notizie da voi, o forse lo avete anche bloccato. Lui non riesce a vedere cosa voi state facendo, vivendo in questo momento della vostra vita, e questa cosa lo sta mandando nel panico. Allora, cosa farà? Piano piano cercherà di recuperare le forze, anche perché la vita lo costringerà a doversi rimettere comunque in sesto. Io penso che in questo momento potrebbe anche non essere al lavoro, magari ha preso proprio la malattia nelle ferie, sta cercando di recuperare le forze. Quando tornerà a dover svolgere la vita di tutti i giorni, cercherà anche di darsi forza per venire verso di voi. Lui vuole spiegarvi, lui in questo momento non vi può assolutamente dare il tipo di relazione che voi desiderate, ma non può più mantenere neanche il ritmo della relazione di prima, perché è completamente osservato ed è costantemente osservato e soprattutto, la persona che ha accanto non ha più fiducia in lui. Lui cosa verrà a fare? Verrà veramente a elemosinare il vostro perdono, quantomeno il vostro ascolto. Lui vuole parlarvi, magari poi lo caccerete in malo modo, ma questa cosa a lui non interessa. Vuole correre anche il rischio di dover chiudere in questo modo la relazione, ma non vuole che si chiuda e rimanga così come è in questo momento, perché in questo momento è talmente sospesa da mandarlo totalmente in crisi ed è una persona che accusa molto a livello psicologico. Lui verrà da voi e vi spiegherà che la colpa è di lei, è la sua. Scherzo, per questo vi dirà: guarda che io non sono io che voglio agire in questo modo, sono quegli altri, sono quegli altri, sono la situazione che mi porta alle spalle, sono questo fardello, io che cosa ci posso fare? Io vorrei stare con te, io vorrei rimanere qui, io vorrei fare cose con te, vorrei anche progettare un futuro, ma in questo momento mi devo guardare le spalle, perché queste persone mi stanno controllando. Questo sarà ciò che vi verrà a dire entro la fine dell'anno. E poi vi dirà, e devo essere lì, devo comunque recitare il mio ruolo, devo mantenere la mia posizione, devo comunque stare dentro casa e far finta che tutto vada per il meglio. Devo essere lì dove sono chiamato ad essere, da cosa? Magari da un contratto firmato, da un matrimonio, magari dal fatto che mia moglie o mio marito mi minacciano e dicono di voler andare all'avvocato, di volermi denunciare, se qualsiasi cosa. Ah, mi utilizzano il senso di colpa. Quindi mi accusano di non essere un buon padre, una buona madre. E comunque sia, cosa fanno? Queste persone oramai pretendono di potermi controllare anche a livello di cellulare e tutto ciò che faccio. Quindi io non ti posso messaggiare, quindi io non ti posso chiamare. E io volevo cercare di mantenere un rapporto, un contatto con te, magari vedendo le tue foto, magari non posso lasciarti un commento, ma posso comunque vedere qualcosa e lasciare che tu possa vedere qualcosa di me. Magari possiamo comunicare attraverso il nostro codice fatto di foto su Instagram, di foto sugli stati di WhatsApp. Possiamo utilizzare un'altra forma di linguaggio, però perché è chiuso tutte le porte dinanzi a me? Perché non riesci a credermi? Perché non riesci a capire che ti sto dicendo la verità? Perché non riesci a vedere che non ho forze, non ho la possibilità e non ho margine di manovra per poter tornare verso di te? Perché mi accusi solamente di viltà, di essere un uomo senza i cosiddetti? Io in questo momento non so che cosa posso fare, ma non voglio perderti. Questo potrebbe venirvi a dire questa persona. Poi, ovviamente,
Sapete voi effettivamente quanto sia sincero o non nel dirvi queste cose. Io vi ringrazio, aspetto i vostri commenti e vi saluto.